Onorevole, oggi si sono chiusi gli Stati Generali del Legno che a distanza di 30 anni hanno riunito tutte le associazioni Federlegno legate alla produzione, la filiera legno. Tra le tematiche affrontate ci sono quelle di mercato, prospettiva di sviluppare ulteriormente le sinergie tra le varie associazioni, tra il mondo produttivo e quello politico. Vista anche la sua esperienza, quali sono le prospettive per questo settore? Ma intanto io credo che oggi questo convegno sia un grande passo avanti, perché mette insieme davvero gli Stati Generali del Legno e il discorso di una filiera che parte dal fatto che noi non curiamo abbastanza i nostri boschi, per arrivare al punto che il consumatore forse non conosce sufficientemente quali sono i pregi del legno, sia dal punto di vista della bellezza sia dal punto di vista ambientale. Oggi tutte queste cose sono messe insieme e credo che si possano anche collocare all'insegna di quella che viene chiamata green economy, cioè l'economia del verde, che è uno dei volani fondamentali se vogliamo rilanciare la produzione e rilanciare l'economia nel nostro paese e non solo nel nostro paese. Direi che il legno, se vogliamo appunto avere un rilancio qualificato dell'economia in un momento che è quasi di recessione, è assolutamente un materiale strategico. Lo è perché i boschi sono l'elemento essenziale nella difesa del suolo e quando sono abbandonati producono le conseguenze tragiche che abbiamo visto in Liguria e Lunigiana. Lo è naturalmente anche perché il bosco ci aiuta dal punto di vista dei cambiamenti climatici, lo è perché è un materiale che può prestarsi ad una edilizia finalizzata al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale. Da questo punto di vista credo che l'annuncio che qui nella nostra città a Firenze si procederà in questo senso con la costruzione di 50 case in questa direzione mi sembra importante, però credo che il messaggio del convegno sia chiaro: superare anche una certa frammentazione. Stato, regioni, enti locali devono avere un progetto comune e quindi credo che al filo verde che viene lanciato oggi si debba rispondere con un progetto comune delle istituzioni che mi sembra ormai maturo, ci vuole la volontà politica. Professor Flick, nel suo intervento ha posto l'accento sull'importanza dello Stato nel prendere decisioni che servano a tutelare il territorio e soprattutto a valorizzare l'ambiente. Qual è il suo commento al termine di questa giornata? Direi che è un problema non solo di competenza dello Stato, come era tradizionalmente, ma di equilibrio tra gli interventi dello Stato e quello delle regioni e degli enti locali, e di equilibrio tra la prospettiva di utilizzazione, di sfruttamento del bosco a livello economico privato e di utilizzo del bosco per tutte le finalità generali e collettive che il bosco esprime: paesaggio, tutela del territorio, problemi dell'energia, problemi climatici. Cioè io credo che si tratta di recuperare o di approfondire una cultura del bosco, una cultura del legno intesa in senso globale, e di farlo nella logica indicata dalla Costituzione, che prevede non più una contrapposizione rigida tra ciò che è pubblico e ciò che è privato, ma il superamento di questa contrapposizione nella prospettiva del sociale. Credo che dobbiamo arrivare a capire la funzione sociale del bosco e a contemperare in questa funzione quella che è la serie di utilità che il bosco può dare sul piano economico e quella che è la serie di utilità che il bosco può e deve dare a tutti nell'interesse generale. Per fare questo mi pare che sia essenziale, da un lato, il riferimento alla nuova concezione dei cosiddetti beni comuni, qualunque ne sia la proprietà, e dall'altro lato lo studio di forme come lo sportello unico, come eventualmente l'autority forestale, che possano favorire la ricerca dell'equilibrio tra le varie competenze. Le competenze dei soggetti pubblici e le competenze nel rapporto tra i soggetti pubblici e i privati. Presidente, a 30 anni di distanza dagli ultimi Stati Generali del Legno, la Federlegno ha organizzato un importante incontro a Firenze, che ha visto riunite tutte le associazioni del legno della Federazione per affrontare problemi, tematiche varie, per un nuovo sviluppo, un nuovo rilancio della filiera. Qual è il suo giudizio al termine di questi due giorni? Guardi, partenza è stata veramente critica, in quanto da come erano espresse le varie associazioni era così, si sentiva, era palpabile un discorso di criticità.
ma nell'ambito di queste discussioni si intravede un futuro, perlomeno su alcuni settori, notevolmente positivo. Faccio ad esempio l'esempio delle case, costruzioni delle case, la carpenteria che sta crescendo notevolmente, particolarmente qui in Toscana, anche come è stato dimostrato precedentemente. Quindi io vedo che le aziende, pur nella difficoltà, perché non bisogna mai dimenticare che stiamo passando un momento di crisi, però c'è un velato ottimismo per il prossimo futuro. I prossimi stati generali potrebbero tenersi in Campania, quindi un avvicinamento al sud in questo caso. Qual è il suo giudizio riguardo alla filiera territoriale nazionale? Ma guardi, io molto semplicemente, anche in occasione della mia investitura al Presidente Federlegno, ho detto che la federazione deve essere vicino al territorio. Ecco, in questa nuova strategia di Federlegno e conseguentemente anche tutte le varie associazioni, vogliamo avvicinare alle problematiche del territorio, che siano al nord o al sud, quindi per far crescere ulteriormente quello che è il nostro settore del legno arredo. Ecco, questo secondo me è molto positivo. Vedo anche qui a Firenze che c'è una grande partecipazione. Mi auguro che il prossimo anno, molto probabilmente, lo faremo in Campania, quindi con la partecipazione degli imprenditori del settore del legno. Quindi per me è molto positivo questo. Gonna camp in my sleeping bag, I'm not gonna move.